cani, gatti, cavalli, colombe e un maialino. Animali di tutte le razze e età oggi alla Bazza di Bigarello, portati dai loro padroni per la tradizionale benedizione. Oggi, 17 gennaio, è la festa di Sant'Antonio Abate, il quale è proprio il patrono degli animali, degli allevatori e più in generale del mondo della campagna. Ed è per questo motivo che qui alla Bazza, dove c'è una chiesetta intitolata proprio Sant'Antonio Abate, è convenuta così tantissima gente. Moltissime le persone che sentono il legame con la tradizione, che ogni anno sono presenti. Benedizione degli animali, qua con il cagnolino, perché? Speravo si calmasse con la benedizione anche, perché è un terremoto, però anche perché è bello, è una bella edizione. È una bella festa che il patrono Sant'Antonio è protettore degli animali, allora così la sentiamo vivamente così. Il significato è comunque vivere una tradizione che c'è da tanti anni. Io da tanti anni sono sempre venuta con i miei cani e secondo me è un modo per stare insieme. Io penso che sia una tradizione bellissima, che infatti tutti gli anni veniamo con la nostra Zoe, e anzi vorrei ringraziare gli organizzatori di questa manifestazione. Ma le celebrazioni per Sant'Antonio continuano anche domani, al pomeriggio alle 15.30 a Santa Messe, a seguire processione con la statua del santo. Non mancano anche il concorso di torte e la lotteria a favore della chiesa della Bazza.